Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento sempre sulla serie di Batman Arkham Asylum. Ci eravamo lasciati nell'episodio precedente in cui avevamo salvato il direttore Sharp e avevamo ottenuto il sequenziatore criptofonico, o criptonico, non so, non mi ricordo adesso come si chiamava veramente. Lei stia qui. Chiuda il cancello quando me ne sarò andato. Oh, già l'ha chiuso prima che tu Onorevole, finivi di l'uomo della parlare. mia levatura non può cadere nelle loro mani, giusto? Certo. Nell'episodio precedente è stata anche liberata, è stata anche liberata Poison Ivy. Poison Ivy che adesso ci darà molti problemi per quanto riguarda l'area esterna. In ogni caso, noi adesso troveremo anche dei pazzi fuori dalle loro celle. Quindi mi ricordo che ce n'era uno qua. Infatti, eccolo. Ok. È molto semplice batterli, basta fare un contrattacco e poi un KO a terra, ma comunque è una cosa molto semplice. L'unica cosa da fare qui adesso è sempre controllare ogni cella perché non si sa mai, ci potrebbe essere qualche trofeo che ci può sfuggire. In ogni caso, qui non c'è niente. Vediamo queste 6, 3, niente e 3, niente. Ok, possiamo andare ad uscire da questa parte. Proseguiamo. Da qui non possiamo andarci perché non abbiamo ancora il gadget giusto. Ok, Sai, però dimmi Batman, ho qualcosa, sempre ok? pensato che fra noi due sarebbe scoppiata la scintilla. Tu purtroppo intendi un'altra scintilla. Infatti. Bene, eccola! Lo so, sei scioccato. Vieni a prendermi, Batman, se ci riesci. Ok, non ci vuole Prendete una molto. pistola e sparate a quello stupido pipistrello. Allora, intanto il trucco è andare a togliere subito quelli con le armi. Dove vai? Dove vai? Ok. Possiamo andare anche a tirargli un batarang e ci siamo. Oh, questo me lo tolgo, dai, ok. Dov'è? Ah, gli altri da qua, vabbè. Uno è andato dall'altra parte, lo so. Da quella parte. Non è giusto, Batman! Ah, ci sei riuscito! Adesso è ancora più dai, colpiscimi, fa una qualcosa, dai. Davvero così facile? Con me sarà un po' più complicato. Ok, allora ci ha chiuso la porta. Ok, devo andare da questa parte. Sistema di pacificazione paziente disattivato. Ok ragazzi, allora andiamo da questa parte. Da qua già ci sono i primi sia nemici ma anche i primi indovinelli. Qui già ce n'è un altro. Cominci a impressionarmi, Batman. Forse L'uomo prima o poi calendario, arriverai infatti. quasi al mio livello di genio. Ah, questo non l'ho visto. Ok, questo ce lo siamo tolti subito. Qui credo che. Infatti. Ok, credo che già sono finiti tutti gli indovinelli. Chi si fa vedere? Il Cavaliere Oscuro in persona. Come va la vita, Batman? È tutto a posto. Si combatte un Ho un pagliaccio. problemino. Le vedi quelle due guardie là? Lo so, è terribile. Come farai a salvarle?
perché non mi funziona? Mi vuoi dare qualcosa, Batman? Perché in questo vuoi sì e l'altro qui no? A ciondolare quei due per tutto il giorno? Non è giusto, hai barato, Batman! Ok. È ora di aumentare la pressione. Fuori uno, ma ce n'è un altro! Lo so, ed è qua. Perché non me lo fa fare? Aspetta lui! Ti farà scendere Batman! Non c'è nel farlo breve, Batman! Sta per tornare la luce! Non so perché non mi... Due, uno. Può essere questo? Non posso ancora andarmene, devo salvare le guardie. No, e infatti. Ok, facciamo di nuovo questo allora. Potrei restare a guardarti per tutta la notte, Batman. Ah, ok, ho attivato quello, va bene. Una ragazza potrebbe divertirsi per ore con quello. Bel lavoro, Batman. Ok, dai. Mancano 60 secondi. Sì, ma l'ho salvato. Se adesso è meglio che vada, mi mancherò il okay. Batman forse. E questi sono stati salvati. E adesso hai 30 secondi per uscire. Ciao, ciao. Devi abbattere quel cancello di sicurezza subito. Oh, che ci vuole, dai. Vi ho salvato la vita non sapendo come fare. Ehi, guarda che adesso dai, uscite, forza, da qui, subito. Boom. Oh, tenevo che là dentro saremmo morti. Adesso siete al sicuro. Vuoi seguire quella strega? L'ho vista che usciva dalla porta mentre noi uscivamo dalla stanza. Non riuscirà a scappare. Fermerò lei e il suo fidanzato. Bene. Senti, io provo a riattivare l'impianto di ventilazione. Se la trovi, non essere troppo dolce con lei. Fallo per me. Ok. Quindi da qua non possiamo più rientrare, infatti. Ok, proseguiamo. Ah, eccolo che arriva, signor Joker. Perfetto, lo lascio tutto a te, cara. Ok, qui c'è, chiamiamola la boss fight contro Harley Quinn. Come si struttura questa boss fight? Lei ci manderà i suoi scaldanzi. Però dobbiamo stare attenti anche al pavimento, perché ovviamente ci manderà anche l'elettricità e quindi dobbiamo andare a cambiare in fretta e furia l'arena. Wow, questo l'ho battuto. Questa è stata bella, quello che era caduto, bellissimo. Quindi, come vedete ragazzi, loro qua ci... anzi lei ci manderà l'elettricità, dobbiamo andare a cambiare solo il quadrante appena il settore, appena vedremo già vicino a... Se mi ricordo bene poi alla fine se ne illuminano anche due alla volta. Ce ne accenderà anche più di uno alla volta. Infatti cambiamo forse. Ovviamente questo vale anche per i nemici. Se rimane qualche nemico nel settore che si sta accendendo, ovviamente viene bruciato anche qui. Questo è sempre molto semplice, purtroppo il primo capitolo è stato molto semplice per quanto riguarda la difficoltà, anche se l'ho messa normale la difficoltà in questo gioco, però vedete questo è come si
come veniva brustolito, come viene brustolito un nemico. L'ha rifatto, non ci posso credere. Adesso vado io. Ops, cambio di programma, piccola. Dai, mandamene uno grande. Sono messa tutta. Uno di quelli là vuoi trasformare. Niente, premio che arriva secondo. Temo che tu sia esclusa dalla lista degli invitati. Sarai più fortunata la prossima volta. No! Ok. Cioè, quindi la boss fight è finita, tutto qua. Brutto pipistrello. Scusa, hai sempre avuto una mazzata baseball o una pistola, perché non l'hai usata? Zitta. Perché lo smile vicino ad alcuni nomi? Sei tu il detective, dimmelo tu. Ok, abbiamo preso le impronte, quindi entra. In poche parole dovremmo poter aprire più porte. Non troverai il signor Joker, è nel laboratorio segreto nei giardini e... Sì, lo so. Cavolo, mi libererà lui, vedrai. Sì, vedrai. Purtroppo non ti libererà, purtroppo. Ti libereranno solo quando ti prenderanno la GCPD. Harley è sotto controllo e le ho scansionato le impronte digitali. Adesso puoi cercare il laboratorio segreto nei giardini. Sì, Harley è stata praticamente dappertutto. Meglio impostare lo scanner in modo che mostri solo le impronte con tracce di clorofilla. Attento, ho reindirizzato un satellite delle industrie Wayne per visualizzare le immagini termiche dell'isola. I giardini sembrano incandescenti. Sta succedendo qualcosa da quelle parti. Allora, la boss fight è finita, ovviamente. Dobbiamo andare appunto nei giardini botanici per andare a combattere Poison Ivy. Ovviamente è lei che ci sarà dietro a tutti i giardini botanici. Qui nel mentre io voglio... Ok, ho preso l'enigma di Mr. Freeze. Da qui abbiamo intrappolato appunto... Non è giusto! Ok, non ci dirà più niente. Allora, io direi che per questo appuntamento può essere tutto. Intanto ho preso un altro upgrade e ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre sulla serie di Batman Arkham Asylum.